Ciao a tutti e benvenuti di nuovo nei Nail Art Tutorial. Nuovo tutorial dove vi mostro come realizzare una nail art effetto mirage, solo che useremo gli smalti perché si sa che l'effetto mirage si fa con il gel. E niente, io ho provato con gli smalti, non è uscito come il mirage qui fatto con i gel, ma comunque è abbastanza carino. L'avevo pensato per l'estate, ma poi non ho più avuto tempo di editarlo e caricarlo, e quindi ve lo mostro con dei colori un po' estivi, ma potete cambiarli e mettere degli altri colori. Prima di iniziare a mettere i colori, ho steso una passata di smalto bianco latte, non molto coprente, e messo alla veloce perché tanto non si vede. E con il mio pennellino liner fine vado a fare tanti trattini. Inizio dalla, diciamo, cuticola, praticamente dalla base dell'unghia, con il giallo, e inizio a fare tanti trattini, ma dovremo anche fare un effetto un po' a zigzag, quindi inizio a sinistra, inizio a farli corti, poi mi allungo sempre un po' di più e poi torno indietro, poi mi allungo, sì, un zigzag, vado a fare un zigzag sempre con tutti questi trattini. Poi, finito con il giallo, continuo sotto con il verde, sempre con i trattini. E comunque, anche se i trattini non sono perfetti, vedete che le righine tra il giallo e il verde, in questo caso, non sono perfette, quindi un po' grossolane, non fa niente, perché poi andremo alla fine a metterli a posto. Finito con il verde, passo con l'azzurro. Se comunque vedete che non riuscite a fare le righe, che lo smalto è troppo denso e vi resta sul pennellino, la maggior parte dello smalto vi resta sul pennellino, aggiungeteci una goccia di acetone per fare lo smalto un po' più liquido. E quindi è più facile disegnare con lo smalto, sì, non come i colori acrilici, ma comunque aiuta un pochettino. Poi, finito con l'azzurro, continuo e passo al fucsia. Poi, sotto il fucsia ho messo il nero, ma qui non si vedrà perché la videocamera si è spenta, la memoria era piena e quindi non sono più riuscita a registrare, ma comunque continuate con il nero sotto ed è finito. Poi sono andata anche a mettere a posto un po' praticamente gli attacchi, diciamo, tra virgolette, tra il giallo e il verde, fare un po' di righe gialle nel verde, un po' di verde nel giallo, un po' di azzurro nel verde, insomma, fare un po' una sfumatura, una specie di sfumatura. Sono andata a mettere a posto quello, non si vede, non si vedrà, ma comunque se vi interessa vi faccio un altro tutorial e quindi vi lascio alle foto, così vedrete meglio un po' come è venuto. E niente, io spero che questo tutorial vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto lasciate un like,
scrivetemi nei commenti qui sotto, che a me fa sempre piacere e vi rispondo con grande piacere. Per qualsiasi domanda scrivetemi nei commenti e niente, io vi saluto e ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao!